Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus, oggi siamo qui su Immortal Phoenix Rising. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un pollice su, un bel commento, un bel mi piace su PS5. È un gioco, Immortal Phoenix Rising, che mi ha colpito fin dall'inizio. Sembra un mix fra Zelda e Assassin's Creed Odyssey. Ubisoft, secondo me, ha fatto un grandissimo lavoro. Già dalla demo abbiamo avuto dei buoni presupposti. Inoltre, poi l'ambientazione è quella della mitologia greca antica, che non è una palla perché è in senso ironico, è molto divertente. Vedrete già dall'inizio che è uno spettacolo. Speriamo di riuscire a portare tutta la serie perché è un gioco che secondo me merita tantissimo. Siamo in schermata iniziale, per cui partiamo, anche perché sono curioso. Ah, anche qui possiamo fare prestazioni e qualità. Quindi abbiamo qualità. Consente di passare da modalità grafica all'altra per migliorare le prestazioni. Priorità 60 fps o qualità. Ho la qualità delle immagini, priorità risoluzione e fedeltà. Lasciamo su prestazioni. Ok, direi di fare nuova partita. Tra l'altro si possono anche aumentare le dimensioni dei sottotitoli, per cui se dovessero essere abbastanza piccoli, magari possiamo ingrandire. Storia facile, normale, difficile, incubo ancora non è sbloccato. Farei sempre normale. Giusto per avere un approccio, direi, normale. Mi sembra normale. Splendida Era, madre divina, saggia Atena, possente Poseidone che scuote la terra, zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Cani travestiti da dei, tutti loro, riesco a vederti. Vieni più vicino. Aiuto! Per favore! Aiuto! Non è colpa tua. Tu sei una vittima, come tutti i mortali. Create dalle mani degli sciocchi, riflessi schiacciati di uno specchio rotto. Guarda i tuoi dèi. Questa qua ha ucciso 6 bambini innocenti per soddisfare la sua rabbia. Litigano, ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono crudeli, vendicativi ed egoisti. E, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali pecche. Gli altri sono caduti. Solo uno resta tra me e la riabilitazione dell'Olimpo. Sono il più stolto, arrogante, ottuso e presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico Zeus! Mi sei mancato molto, Prometeo, il mio cugino prediletto. Mi hai incatenato a questa roccia. E un'aquila si nutre del mio fegato. L'ho fatto per amore. Tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Una volta hai combattuto al fianco dei titani, i suoi alleati. Convincilo a fermarsi. Non è così semplice. Sta anche inibendo la mia capacità di vedere il futuro. Non ci riesco. Avanti. Colpiscimi. Non posso! Ha preso il mio fulmine! Ha preso tutto! Anche gli altri dei sono scomparsi! Guarda i mortali. Ormai è fatta! Quei malefici, stupidi, scialbi parassiti sono stati tutti trasformati in pietra! Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere reale. Il mio sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia. E i mortali non saranno mai nient'altro che un errore. Vuoi fare una scommessa? Se vinco, ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore.
Ritieni che la tua punizione sia ingiusta? Direi che è un po' esagerata. Siamo d'accordo? Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma se vinco io, mi aiuterai a fermare Tifone a qualunque costo. D'accordo. Che la storia di Phoenix sia la mia redenzione! No! Non un'altra storia! Questa quanto tempo dura? Ve l'ho detto che... La mia storia ha inizio in mare. Una nave di soldati di ritorno da una battaglia lontana. La loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte. Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. All'alba, il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di grado più basso tra loro, che portava gli scudi, che sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche Aspetta, una scaramuccia. Non dirmi che... Vedete, questo fatto che si parla... Comunque, c'è la realizzazione del personaggio. Ah, vedi. Voce. Ah, vado qua, cambiamo... La tempesta! Sveglia! Devo svegliarmi! La tempesta! La tempesta! Sveglia! La tempesta! Sveglia! Okay. Devo svegliarmi! Partiamo dal corpo. Cambiare la tipologia di corpo. Riporta il personaggio allo stato predefinito. Tutte le modifiche... Un okay, corpo... Sì. Così! Sì. Allora... Mi farei un po' strano. Direi sempre alla... Un viso che posso vedere nella mia mente. Una meraviglia. Il colore di una stanza vuota. Il colore degli occhi così fanno impressione però, eh. Il colore dei pompelmi maturi. Ok. Sì, mi faccio un po' più... diciamo, più gentile nelle espressioni. Capelli come una cascata sulle rupi di Santorini. Oh, così mi piaci. Altra capigliatura? No. Così no. Mi piace molto questo. Anche se è femminile, però sembra anche... Certo, così. No, con le treccine no. Questo è sicuramente Robertino, colore dei capelli. Il colore delle labbra fredde. Il colore del vomito di Poseidone. Scuri come la luce. Ardenti. Brucianti. Ok, così sei un po' troppo... Questo che colore è questo? Questo non so, che è nero questo, non lo so. Allora, mi intrigava molto questo, vi dico la verità, eh. Fa molto... fiaba strana. Ok. Non sono un fan, se ce ne fosse una... Questa non sarebbe male, eh. Questo è troppo... Questo è eccessivo. Dove sta? Metto solo una cicatrice? No, però no... No, facciamo senza cicatrice, dai. Sopracciglia. Direi eccessivo così. Spesse come quelle di Narciso. Ok, così mi piace, anche... Sì. Colore... Nero, no? Facciamo così, perfetto. Ah, la barba? Allora, sulla barba io penso che non metterei niente. Anche perché se ce ne fosse qualcuno un po' più... No, no, no. Senza barba, amico. Vai bene così. Secondo me così è perfetto. Sembra una statua. Eccolo, lo vedo chiaro come il giorno. La persona di grado più basso portava gli scudi. Sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava storie senza agire. Phoenix. Che nome? Phoenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Il che sarebbe ridicolo. Sebbene
Dovrai segnarmelo. Trascinato su una riva sconosciuta, Phoenix si svegliò. Non ti vede in forma, eh? Logago! Capitano! Qualcuno riesce a sentirmi? Il doppiaggio è spettacolare comunque, eh? Per andarmene da qui, forse dovrei arrampicarmi lassù. Ok. Allora, così la schivata. Ti sei abbassato, credo? Sì. Non c'è niente, ci possiamo arrampicare tranquillamente? Sì. Salto e scendi. Ah, mi ricordavo che dovevamo stare anche abbastanza attenti, perché se finiva la resistenza si precipitava, quindi. Occhio, chi è questo? È una statua? Sì. Phoenix vide in lontananza il suo capitano e gli altri soldati. Per via dei giochi di luce, quasi li vedeva mentre lo chiamavano e lo salutavano. Phoenix, di nuovo! Non sarai come tuo fratello Ligirone, ma caverò qualche cosa di buono da te! Reggi il mio scudo e non farlo cadere stavolta! Tu non c'eri lì! Lasciali stare! Sono solo invidiosi! Non capita a tutti di avere un fratello come il tuo! Logago! Logago, mi senti? Sei diventato freddo. Quale magia è questa? È di pietra. Ligirone! Dove sei, fratello? Sperduto e disarmato, Phoenix era vulnerabile. Devo stare calmo. Ricordare l'addestramento. No panic. No panic. Oh, che paura. La busta per gli obiettivi. Perfetto. Non così però penso, eh. Abbiamo sbagliato, quindi dovevamo andare. Allora, vediamo un pochetto. Da qui penso, sì. Mappa. Ma la mappa è vastissima, eh. Porca la paletta, guarda qui. Questo è l'inventario. Non ci abbiamo una mazza. Abilità ancora da sbloccare. 5 su 34. Apri. Ah, porca paletta, si continua a diramare ancora. Vabbè, andiamo avanti, dai. Ancora più, ancora la corsa. La spada di mio fratello. No. No, sì. È buono, scusa, mia spada. Ligirone! Fratello! Sei sempre stato il mio eroe. La mia stella polare. Mamma, che lacrime. Ti riporterò indietro. Lo giuro. La Ubisoft ci marca molto su questo, sulle lacrime. Gli piace il senso del... Phoenix non aveva mai avuto il permesso di brandire la spada benedetta, un dono di Achille per il valore in battaglia. Era perfettamente bilanciata nel suo palmo, come se fosse stata forgiata per quello. La spada di Achille, eh? Il fratello deve essere stato abile in battaglia. Che cosa ha la tua voce che non va? Non ho mai avuto una spada, solo per dire. Phoenix alzò lo sguardo. Non era solo. Per gli dèi! Indietro! Non credo che funzioni. Preparò la spada per il suo primo vero combattimento. Ah, ok, così facciamo il bloccaggio. Phoenix sentì i frutti del suo addestramento. Ok, la schivata l'abbiamo fatta. Aspetta che... Ah, quindi credo che se riusciamo a schivare
Ah, perfetto, con una schivata buona rallentiamo il tempo, penso. Esploro la zona per riuscire a osservare la zona. Ah, come Assassin's Creed. Quindi là dobbiamo salire e facciamo la sincronizzazione. Sì, che c'è? Pure una cosa per sbloccare, no? Vabbè, andiamo su. Solo che il problema, sapete qual è? Che non so se... Non mi ricordo come si correva. La statua di Hermes più grande che io abbia mai visto. Che è questo? Chi l'avrà costruita? Accerchiato dalle sfide, completamente solo, questo giovane eroe era determinato a salvare i suoi compagni e suo fratello. Che noia! Possiamo saltare questa parte? No! È importante per creare l'atmosfera. Ah, così? Ah, quindi con questo faccio salire la resistenza? Aspettate, perché c'è una cosa che mi ha detto. C'è poca resistenza? Devo capire ancora come... Ok, scendi di qua. No! Porca paletta. Stavamo facendo... Stavamo cadendo da un'altezza vertiginosa. Hermes, mio vecchio amico. È un onore conoscerti di persona, finalmente. Ma non dire a nessuno che sto parlando con te. Ho già abbastanza guai per il fatto che imparo a memoria storie invece di arare il terreno a casa. E poi ci sono gli altri soldati. Quelli non sanno davvero apprezzare una bella storia. C'era un modo, sono quasi sicuro che c'era un modo per andare più veloce, come... Ok. Cos'è? Profumo di miele e di primavera e del mio primo bacio. Tutto in una volta. Fenix ha scoperto anche l'ambrosia. Prometeo! Temi di perdere la tua scommessa, Zeus? Ma per favore, tanto non può usarla. Aspetta. Per adesso? Aspetta che ho sbagliato. Vedi che è sempre così, rispetto a Assassin's Creed abbiamo un livello di difficoltà più alto, eh. Dai. Il destino di Fenix iniziava a mostrarsi. Finora mi hai solo mostrato un soldato mortale che ha affrontato una sola vera battaglia, mentre Tifone diventa sempre più forte. Non prendermi in giro, Prometeo. Ti giuro che quel soldato sarà la nostra salvezza. Perché se fallisce e Tifone ci sconfigge, o Zeus, re degli dei, il mondo sprofonderà nel caos. Un tempio di Apollo. Se c'è un oracolo o un veggente, potrebbero aiutarmi a sciogliere questa maledizione. Un grifone! Ma non esistono! Lasciami andare! Aiuto! Ehi! Ti salvo io! E come? Arrivo! Devo trovare il modo di raggiungere quel crepaccio. Tieni premuto. Liberare le icone. Mentre sei in vista acuta, fai attenzione al feedback che ricevi mentre servi quando arrivo luoghi. Premere due per rivelare le loro icone in modo permanente in vista acuta. Ah, vedi, ok. Quindi così. Non seguire. Mostra. Cripta del Tartaro apparso. Ok, la mappa si è sbloccata, giustamente. Ok, quindi lo sconosciuto che si dibatté alla tagliata di Grifone precipitò vicino a quel crepaccio illuminato sulla piccola isola. Ha bisogno di un eroe. Quindi possiamo andare direttamente a vedere due. Quindi lo seguiamo. Sì. Oh, perfetto, dai. Come faccio a scendere? Lo stagno. Ire è morte, lo stagno. Mi lancio? A ogni passo Fenix sentiva il peso della spada di Ligirone, gravoso, come la responsabilità sulle sue spalle. Gli hai dato la tua spada! Ah, Achille! Ti volevo chiedere, perché ti aspetti di ricevere una spada da Achille? Come offerta, una normale offerta da parte di qualcuno che ha guardato nei tuoi occhi e ti ha detto che eri speciale, ecco tutto. Io ho lasciato una rosa nel pettorale dell'armatura. Mi è andato qualcosa nell'occhio.
Vai avanti. Non mi ricordo, ma... Allora, c'era un modo per andare più veloce, ma... Forse con questo, no. Ops, c'è... Ah no, pensavo avessimo visto lì davanti, invece no. Allora, così no... Ma chi vi ha fatto questo? Prometeo, smettila di compatire gli umani e passa all'azione. Bene. Adesso sì che ci allora, siamo. Allora, posso... Oh, rompere. Porca miseria. Allora, la parata con... I frammenti adamantini, il metallo degli dei persi dai servitori di Tifone, erano attratti da Fenix. A differenza della carne mortale che era stata pietrificata, la melagrana cresceva impavida, piena di vita. Ok. Poesia per una cosa che devono solo infilarsi in bocca. Non è questo il senso della poesia? Ma, vabbè, non ho problemi pensando a nuotare, no? Sì. Però la resistenza come funziona qua? Nel senso, qua c'è qualcosa che... Vai. Perché la resistenza no, come funziona anche a livello di sott'acqua, perché... Allora, la mela penso serve per curarci. Energia. Vabbè, andiamo a vedere dove sta il tizio che è precipitato. Oh, diavolo. Ehi! Mi senti lì dentro? Arrivo! Ah, ho trovato la tua ascia! Ce la freghiamo. Fenix si avvicinò all'ascia, sentendo che lo chiamava a sé. Sembra l'ascia di Atalanta. Deve essere una copia. Anche se... Ma prima che Fenix potesse recuperarla, una forza terribile risucchiò l'ascia nella fossa. Chi bussa alla mia porta? Nessuno? Pensi che quel vecchio trucco funzionerà con me? Vieni nel mio salone, disse il ciclope al marinaio. Ecco, il salone di bellezza. Ma... Io andrei. Bene, ecco la fine di Fenix. Una narrazione passabile. A volte zoppicante, devo dire, ma la fine mi ha davvero colpito. E ora a noi. È tempo di aiutarmi contro Tifone. Non è ancora finita, neanche per sogno. Vedete come l'hanno fatto? Premi per schivare gli attacchi? Ah no, è il caricamento. Il caricamento è breve, vabbè, giustamente, è stato PS5. Che è? Tutorial, penso. Cosa? Che cos'è questo posto? Qua impariamo. Ingresso in passaggio all'abisso. Quello strano posto. Quello è il Tartaro. Dov'è atterrato Fenix esattamente? Nel Tartaro. L'orrendo abisso nel quale avevo imprigionato Tifone. Deve aver aperto dei crepacci nelle cripte dell'oltretomba quando è fuggito. Lo sai tu, lo so io, dillo. Fenix era nel totale dubbio. Di occhio. Ma non sei incuriosito? No! Vai avanti. Cos'era quella cosa là a terra? Questo si rompe? No. Ok. Attenzione che non fai il doppio salto, quindi... Non capisco se il tuo è coraggio o solamente follia. Vediamo se riuscirai ad accettare la mia sfida o se cadrai come tutti gli altri. Chi sei? Ehi! Occhio, eh. Oh, detto occhio. Avanti e indietro vai. Sì, per forza. Qua l'ambientazione è spettacolare, secondo me. Poi avete visto il fatto del trucco. Sembrava fosse finito. È banale, è normale. Questo l'apriamo?
Ah, col piede. Pozione di salute, pozione di resistenza. Sì. Premi per usare una pozione di salute, premi per usare una pozione di resistenza. Ok. Vabbè, giustamente siamo al massimo, quindi non serve a niente. Stai pieno di salute. Sprigioni salute da tutti i pori, quindi non c'è bisogno. Ma quindi se adesso attivo questo, se si incarta con quest'altra, no? E vabbè. Andiamo? So perché, ma io ho sempre timore. Comunque il pad è spettacolare, eh. Cosa sono? Ali. L'avevamo visto nella demo. Sopra le mani, notando che mancavano diversi pezzi. Come se qualcuno le avesse fatte a pezzi. Sembrano essere fatte a mano. Come funzionano? Sempre se funzionano. Ah, che spezzato. Wow, vedi il doppio salto? Funzionano davvero, più o meno. Oh porca stavamo già cadendo. Sento L'ascia di Atalanta, la più letale delle cacciatrici, la più rapida delle eroine, caduta per mano di Tifone. Ma non l'avevo trasformata. Hai trasformato un sacco di gente. Devo smettere di bere. Ma non è meglio la spada di Achille, no? Attacco ascia così. Ok. Ok. Attenzione, eh. Perfetto. Questo non ci faccio niente praticamente. Ancora in piedi. Percepisco dell'altro in te. Cos'è questo riempi? Combattimento, salute, vabbè, sono tutte indicazioni. No? Secondo me questo gioco è divertentissimo, eh. Anche perché la storia ti tiene sempre molto. Uno dei miei fulmini! Nascosto da Tifone. È finita! Phoenix diventerà cenere! Nessuno può usare quei fulmini tranne me! Oh, davvero? Una riproduzione del fulmine di Zeus! Assurdo! Il potere percorse tutto il corpo di Phoenix. Era troppo da sopportare. No, ma che mi succede? Tanti saluti, mortale! E poi, all'improvviso, si fermò. No! Le ali hanno scaricato a terra il fulmine. Sono state realizzate per sopportare le tempeste. Non dovrebbe succedere! Eppure, è solo l'inizio. Quindi, non è abilità, ma solo indica la quantità di danni che puoi sopportare prima di morire. Ma va? Ma veramente, la salute indica questo? Ok. Dopo essere finito negli abissi del Tartaro ed esserne sopravvissuto, Phoenix riemerse vittorioso. Sì, ma quello e col allora? Attacca dal grifone? Quello sconosciuto che stavo inseguendo. Che fine ha fatto? Con le ali avrebbe potuto attraversare l'antico ponte e scoprirlo. Non mi metterei della roba trovata in giro. Chissà dove erano prima! Spesso Phoenix aveva raccontato la storia del geniale inventore Dedalo e delle sue incredibili ali. Ok, male. Da questa parte. Infatti mi ricordavo che c'è. Porca valticchia roba! Porca miseria, porca miseria! Mazza, che mi ha letto strano! Oh.
è andato, è andato. Abbiamo scassato anche un po' di alberi, però. Fungo blu. Sì, ma non mi ha dato niente, però. Io pensavo che tipo... Ok. Ci curiamo un po' che è meglio. Ah, vedi, quella è l'energia. Qua che c'è? Scusate. Aspetta, guarda. Io non ho capito là. Vabbè, comunque era dall'altra parte. Poi dopo ci diamo un'occhiata. Andiamo rapido, vai. Ma se vado di rincorsa... No, aspetta, perché sennò poi non c'ho resistenza e schiattiamo. Porca di quella... Sto arrivando! Resisti! Ma dove stai? Se solo Ligirone fosse qui... È lui l'eroe, non io. Che posso fare? Addormentare i mostri del Tartaro raccontando loro una storia. Porca miseria. Ma quindi non si ricarica la resistenza? Ah, vedi così. Io pensavo che si potesse ricaricare a distanza. Cioè, mentre... Che sono queste cose? Una gorgone? Allora esistono. Quanto è brutto. Cos'è quel luccichio? Magari se la colgo di sorpresa. Abbassati. Ok. Sconfiggilo. Di qua penso non dovrei avere problemi. Nel senso mica muffo. Infatti sì. Vabbè, ma non è tanto furtivo. Che fai? Che ti dici? Occhio. Aia. Ah, e questo è buono per noi. Quei parabraccia, li ho visti nei dipinti. Impossibile. Ah, eppure erano loro. Eracle, il più forte dei mortali, lo sterminatore di mostri, aveva sfidato Hera e ottenuto l'impossibile indossando quei parabraccia. E ora appartenevano a Fenix. Che colpo di fortuna. Ah, e si è salvato. Dov'è? Ehi, voi! Fermi! Prendetevela con qualcuno che è armato! Dove sei tuffato? Non ho capito. Nella... Sì, nella cacca. Là sopra c'è qualcosa, eh? Comunque l'ambientazione è bellissima. E così Fenix, dopo aver sconfitto la Gorgone che aveva teso un agguato a Eracle... Ma che fai? Che succede alla tua voce? Eracle? Sì, quello. È così che si dovrebbe pronunciare. Forza. Sembra una bella fatica, ma è il tuo funerale. Solo che non posso morire. Non me lo ricordare. Per gli dèi, mi sento come se potessi sollevare una montagna. Se solo queste braccia potessero spostare questa. Perade, voi due, prendetevi una stanza. Questa era una figata pazzesca, però. Allora, prestare un po' di attenzione. Aspetta, c'è qualcosa qua. Allora, attenzione alle spalle. Non gli fai niente così. Non ci sta una vita, un sasso, niente. Vieni qua. Ok. L'abbiamo quindi stordito, eh. Aia.
Veloce? Ah, ok, quindi posso fare anche un colpo così. Bella questa, eh. Da utilizzare un po' più spesso. Ma l'amico, amico Fritz, dove sta? Ok, stai qua. Come faccio a entrare? Come faccio a entrare? Una domanda senza risposta. E quindi tieni premuto, trascina oggetto. Ah, una la mettiamo qua? No, ok, vabbè, pardon. Sono i modi che sbagliano, che sono sbagliati. E dai, c'è un po' di tendenza, scusa, mi sbaglio. Allora, lascia, ok. Dai. Si è caduto in quella cripta. Ti salverò, lo prometto. Vabbè, io penso che stia là dentro. Entriamo. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qua. L'ho detto, il gioco è molto, veramente molto carino e divertente. Scrivete sotto nei commenti se vi piace, se vi interessa, se vi intriga, perché incuriosisce parecchio. Ci vediamo al prossimo video. Bye!